Il primo premio lo vince con 634 voti ed il 26,5%. La Georgia! Winning the Golden Temple today, Georgia! Tempio d'oro alla Georgia, che conquista la 73esima edizione del Mandorlo in fiore, la prima in cui a votare sono stati singoli e semplici cittadini. Il secondo posto è dell'Argentina e il suo tango e il terzo posto è dell'Armenia. I 16 gruppi internazionali di questa kermesse, targata Ente Parco, Valle dei Templi, rappresentano ognuno un patrimonio immateriale. Questa edizione è stata anche segnata dalla morte per infarto di uno dei componenti del Belgio durante la fiaccolata di giovedì scorso. In piedi ad omaggiare si è inteso dedicare questo 73esimo Mandorlo in fiore proprio a Jean-Marc Bodard, che in via Atenea, in un tripudio di suoni, di gioia, di danze, ci ha lasciati, e a lui viene dedicato questo 73esimo Mandorlo in fiore. Il fatto che è accaduto questo è dispiaciuto, però ha cementato anche sentimenti veri di amicizia e di grande solidarietà. Grande affluenza sia allo spettacolo finale al Tempio della Concordia che per la sfilata, il corteo storico della mattina tra le vie del centro storico.